Aspetta, c'ho il cellulare. Ok, vai. Ciao Ivan. Buonasera. Allora, qua, il mister Bernardi spesso ha parlato di un periodo di adattamento per il tuo spostamento in posto 4. Come sta procedendo in queste prime partite con la, sotto la sua guida, insomma? Beh, piano piano ci stiamo un po'... stiamo lavorando bene. Stiamo trovando gli equilibri giusti, logicamente nelle ultime settimane col problemino, col piccolo problemino fisico che ha avuto Aaron Russell, non siamo riusciti neanche a lavorare con tra virgolette la linea titolare, però Alex Berger è stato veramente un grande acquisto della società perché ci ha dato una grandissima mano fino ad ora e quindi poi per me personalmente sto lavorando, cercando di lavorare bene anche la, di mattina negli spazi vuoti tra virgolette per fare ricezione per non far correre Luciano più di tanto, quindi quindi dai, direi benino, posso fare sicuramente meglio, però come impatto pensavo peggio, ecco, onestamente. Ciao Ivan, innanzitutto ti chiedo, contro Piacenza è una partita molto importante. E ti senti di fare un appello al pubblico di accorrere in massa agli evangelisti perché penso abbia bisogno della... abbiate bisogno della... Certo, assolutamente, questa sarà una partita tosta perché loro sono a meno 4 da noi, sono una posizione dietro di noi in classifica e non vorremmo rischiare che loro... non vorremmo dare la possibilità a loro di riavvicinarsi e non vorremmo neanche perdere contatto dalle prime tre. E sicuramente avremo bisogno del nostro pubblico domenica perché giocare qua in casa è sempre una sensazione particolare per tutti noi perché logicamente conosciamo tutti il palazzetto e i tifosi che riescono a darci una grandissima spinta e quindi non posso che invitare tutti quanti anche se sotto periodo di feste, se magari qualcuno ha meno voglia di venire, però dovrebbe venire visto che ci sarà una grandissima partita e noi avremo bisogno di tutto l'apporto del pubblico. Poi se qualcuno non riesce ad arrivare posso anche offrirmi di pagare i biglietti a quelli che hanno voglia di venire, quindi dai, a mali estremi rimedi, mettiamoli così. E poi ti chiedo anche un'altra cosa, è evidente che quella macerata con la quale tu hai vinto lo scudetto fosse un prodotto finito e questa squadra è ancora work in progress. Chiedo però se dal tuo punto di vista... Era un bel casino anche là, Però voglio dire, in cosa credi sia superiore, se c'è qualcosa in cui è superiore Perugia rispetto a quella macerata, almeno sulla carta? Rispetto a quella macerata, secondo me, siamo superiori fisicamente. Abbiamo un'esuberanza fisica quest'anno che è molto importante. Adesso non prendiamo, mi viene in mente subito l'esempio della partita di Verona dove siamo riusciti a fare una partita molto bella dal punto di vista con la battuta, quindi quello è sintomo di fisicità, è sintomo che una squadra sta bene, anche in difesa siamo stati molto bravi da quel punto di vista. Però ecco, Verona è stato un po' un simbolo di questa cosa qui, loro erano però in un momento di difficoltà abbastanza importante, quindi non vorrei tirare le somme da quella partita lì, però quello che è successo in quella partita lì a Macerata in quell'anno ci riusciva poche volte, ecco, quindi basta rivedere in playback. Fammi risentire la voce magari, parlo meglio. E quindi da quel punto di vista sì, però credo che siamo più completi quest'anno rispetto a quella macerata. Poi logicamente anche le altre squadre si sono attrezzate meglio, il campionato si è alzato molto di livello in questi anni, quindi però penso che anche noi siamo una bella squadretta divertente da far giocare, ecco. Ecco Ivan, volevo chiederti, sembra che nelle ultime partite questa squadra abbia anche più la consapevolezza della propria forza e lo si vede soprattutto da come affronta i momenti delicati, il secondo set di Verona, anche i determinati frangenti della trasferta di Ankara, insomma, ecco, state ancora crescendo e siete più consapevoli, insomma, che anche nei momenti di difficoltà avete sempre la possibilità di tirare fuori qualcosa dal cilindro. Sì, ma quello è un po' il sintomo del fatto che la squadra e tutti i ragazzi sono tranquilli e fiduciosi, c'è la fiducia
nel compagno e c'è la tranquillità di sapere che ognuno di noi può fare qualcosa di grande per girare il risultato di un set o di una partita. E quindi la testa da questo punto di vista fa tanto, perché se ti fai le classiche, come si dice, pippe mentali nel momento di difficoltà, quando devi stare a pensare, a concentrarti soltanto sul pallone che arriva, invece magari ripensi all'errore di prima, all'errore che c'è stato in precedenza, lì ti porta via energie mentali e non riesci più a rendere come vorresti, come dovremmo rendere nei momenti di grande pressione. Quindi questo è un po' quello che sta accadendo adesso. Abbiamo avuto un filotto di 3-0 che ci ha dato grandissima fiducia. Non perdiamo un set da penso più di un mese, adesso non so, dai preliminari di Champions. Sicuramente non è che sarebbe bello vincere tutte le partite 3-0, anche quella di domenica. Sicuramente Piacenza farà di tutto per vincere anche loro, non possiamo pretendere di vincere sempre 3-0, però questo filotto ci fa pensare che siamo sulla strada giusta, lavoriamo, che stiamo anche lavorando bene in palestra. Avete detto tutti quanti più volte, in primis il mister, dovete pensare una partita per volta, però guardando un attimino avanti e pensando agli obiettivi, vedi più facile un'affermazione in campionato o una in Champions? Cioè, conosci bene quali sono le avversarie o quali, ad esempio, in Champions potranno essere? Qual è la strada, dal tuo punto di vista, più percorribile? Beh, intanto la strada più percorribile sarebbe non perdere fino a fine anno e cercare di fare un'ottima Coppa Italia. Poi dipenderà tutto da come arriveremo in fondo alla stagione. Sappiamo tutti benissimo che gran parte del campionato, tutto il campionato, si giocherà ai playoff, ed è un campionato a parte, quasi più lungo della stagione regolare, o di un girone della stagione regolare. Quindi non riesco a darti una risposta precisa. Vorrei sicuramente arrivare in fondo ad entrambe, sia a giocarmi la finale scudetto sia a giocarmi la finale di Champions League, per poter poi capire come stiamo. Intanto arriviamoci, poi ci penseremo, ecco. No, ti chiedo, conoscevi Bernardi, perché lo hai avuto ad inizio stagione, ad inizio carriera, scusa, quando in quella giochi del Mediterraneo, lo hai ritrovato adesso? Cioè, come è cambiato e cosa ne pensi di questo allenatore? Poi ti chiedo sul fatto che avete perso, come dicevi, un solo set, cioè ha influito anche il calendario oppure no? Beh, parto dalla fine. Il calendario no, perché alla fine non ha influito molto, perché alla fine ci stiamo abituando adesso a giocare un po' le tre partite a settimana, la partita ogni tre giorni. Però comunque il nostro preparatore fisico Guazzaloca, anche quando abbiamo una settimana tipo, non ci fa mancare nulla dal punto di vista del lavoro, e quindi no, quello no, quello è soltanto una questione del fatto che, come dicevo ad inizio anno, di avere un po' di pazienza, di lasciarci lavorare con calma, che poi i frutti del lavoro arriveranno. Adesso qualcosina sta arrivando, logicamente possiamo migliorare, stiamo cercando di migliorare ancora e dobbiamo farlo, però ecco, siamo ad un buon punto. E per quanto riguarda Lorenzo, è cambiato molto, vabbè, a parte che la nostra avventura ai giochi nel Mediterraneo non è stata proprio rose e fiori. Io ero nel mio periodo di 19enne pazzoide che facevo come mi pareva, lui era ancora molto, molto spigoloso, molto istintivo, e adesso logicamente lui ha fatto la sua carriera, ha fatto le sue esperienze, io ho fatto le mie, ci siamo ritrovati qui a Perugia e devo dire che la mia impressione è stata molto, molto positiva. La scorsa estate i dubbi maggiori erano concentrati sulla tua ricezione, perché tornavi a fare lo schiacciatore, si sperava a Perugia che ci fosse stata tutta una bella estate dove tu in azzurro avresti potuto esprimere e riprendere confidenza col ruolo di posto 4. Vabbè, l'ho fatto in World League, dai. L'ho fatto per metà estate. E quindi ci si aspettava sicuramente di trovarti più pronto, ma sicuramente i dubbi maggiori erano quelli. In realtà poi abbiamo visto che
la crisi di Perugia non è avvenuta con il tuo spostamento, anzi adesso che tu sei stato spostato a schiacciatore Perugia sta andando meglio. Quanto pensi che conta la ricezione veramente in questa Superlega? Beh, dipende dal tipo di squadra. Noi abbiamo un signorino che si chiama Luciano De Cecco, che anche con una ricezione non proprio ideale riesce a far girare la squadra in una maniera perfetta e mettere in difficoltà gli avversari. Quindi il mio obiettivo personale, come quello di squadra della linea di ricezione, è quello di non subire punti, di giocare più palloni possibili, perché comunque abbiamo degli attaccanti di palla alta che sono molto forti, e poi abbiamo Luciano che riesce a far girare la squadra con gioco al centro, anche con palla staccata, comunque col gioco veloce anche con palla staccata. Quindi fondamentalmente non mi preoccupa questa cosa qui. Adesso logicamente dipende da partita a partita, da battitori a battitori che incontreremo. Adesso domenica ce ne saranno diversi, sarà un bel banco di prova per noi, per me soprattutto, e quindi spero di riuscire a mantenere questa linea dei pochi errori che sto cercando di avere da quando ho ricominciato a ricevere, ecco. La mia domanda invece è un pochino meno tecnica, riguarda un pochino più il calore che trovi nei palazzetti ogni volta dove vai, c'è gente, ordini di persone che vogliono fare foto con te, sei in finale sia nel premio della Gazzetta che in quello del campionissimo del 2016 del Corriere dell'Umbria. Come gestisci questa pressione, anche questo affetto, insomma, cosa ti apporta di più e dove sono le problematiche anche qua? Ma pressione zero, problematiche zero, perché logicamente non può che farmi piacere tutto questo calore e affetto, perché vuol dire che le persone mi rispettano, e comunque anche il pubblico più giovane, visto che abbiamo un bacino di spettatori che tende un po' la giovane età, visto che comunque la pallavolo è il secondo sport più praticato in Italia, ce ne sono molte ragazze anche più piccole, quella cosa mi fa piacere. Mi dispiace un po' non riuscire a fermarmi per fare le foto un po' con tutti, perché la situazione, devo ammettere che sfugge un po' di mano nei finali di partita, visto che è sempre stato bellissimo quando la gente invade il campo ed è sempre stata una caratteristica della pallavolo, però in questo momento particolare rischiamo di far male a qualcuno, visto che si crea veramente una grande calca. Non scappo perché non ho voglia di fare autografi, ma scappo perché veramente ho visto bambine e bambini travolti proprio. Quindi se si riuscisse a creare un minimo di ordine da quel punto di vista, io mi fermerei anche molto più volentieri per cercare di dare almeno un segno di gratitudine a tutte le persone che mi vengono a vedere. Quindi speriamo che questo riesca ad accadere, speriamo che i risultati supportino questo calore che stiamo avendo, che sto avendo io, e quindi niente. Ivan, il tuo presidente sia quest'estate che nelle ultime ore ha riproposto al centro dell'attenzione la questione del palazzetto. Tu recentemente sei stato abituato a giocare in un certo tipo di palazzetto, più attrezzato, più moderno. Ti chiedo qual è la tua sensazione nel giocare, nell'allenarti in un palazzetto comunque non adeguato agli standard richiesti, e quanto sarebbe importante che l'appello del presidente possa andare in porto da qui in futuro. Beh, sicuramente diciamo che sulle questioni politiche riesco a dirti poche cose, però noto con piacere che Gino sta cercando di combattere in tutti i modi da tempo immemore questa battaglia per il palazzetto, per avere il palazzetto ideale, per più che altro accogliere tutte le persone che vogliono venirci a vedere, perché fondamentalmente a me giocare basta il campo e basta la rete, poi l'importante è riuscire ad avere un buon palazzetto che è accogliente per il pubblico, e su quello sta avendo Gino un po' di difficoltà di avere delle risposte. Logicamente siamo in un periodo non facile, ho sentito poi che le scuse sui lavori non effettuati sono cadute sul terremoto, sulle feste, tutto quanto si rinvia, però ecco, noi fondamentalmente speriamo
che questi lavori vengano fatti, anche perché vediamo che il pubblico a Perugia c'è, anzi abbiamo avuto un grandissimo incremento rispetto all'anno scorso, abbiamo avuto un boom di abbonamenti importante, e quindi spero che tutte queste persone che vogliono venirci a vedere riescano ad avere una struttura adeguata, poi logicamente anche la CEV, magari con le squadre che vengono anche da fuori, magari riusciamo anche ad evitare qualche multa stupida da pagare, perché le regole CEV a livello europeo della Federazione Europea sono molto pignole, molto precise, e quindi sarebbe anche un risparmio di soldi da quel punto di vista. Un paio di cose, cioè una dal punto di vista tecnico, cioè il fatto che adesso schiacci meno, cioè significa che ti concentri di più sulla battuta anche in allenamento, questa è una curiosità. E poi cioè, dopo le Olimpiadi avevi un po' mosso una critica al mondo della pallavolo che, cioè, non aveva valorizzato più di tanto la vostra impresa fatta a Rio, e da allora, cioè, molti la pensavano come te. Cioè, a distanza di qualche mese, pensi che da parte del mondo della pallavolo a livello generale si sia mosso qualcosa o è rimasto tutto fermo in quel modo? Beh, sulla domanda del fatto che attacco meno, quello è un po' colpa di Luciano, io lo dico sempre, di darmi più palloni, ma non si fida. No, a parte gli scherzi, no, lui ha il suo gioco, abbiamo i nostri equilibri, io se attacco anche uno o due palloni a partita e vinciamo sempre 3-0, io sono assolutamente l'uomo più contento al mondo. E mi concentro di più sulla battuta? No, fondamentalmente la battuta entra di più quando un giocatore è caldo e attacca e gioca più palloni, però a me piace molto il ruolo di schiacciatore, perché comunque è un ruolo che dà molto equilibrio alla squadra, a partire dalla ricezione, a partire dalla difesa, dall'organizzazione di alcuni aspetti di contrattacco e tutto il resto, quindi mi sto concentrando molto su quello. Poi Luciano fa il suo gioco, logicamente decide a chi dare la palla, ma non gli si può dire nulla, ecco. Per quanto riguarda il discorso dello sfruttare la nostra impresa di Rio, qualcosina sì, si sta muovendo. Sì, ma lo stiamo facendo più noi personalmente, penso, come ragazzi, come giocatori, come componenti di quella nazionale lì, perché logicamente ci arrivano qualche richiesta di sponsor, qualche richiesta di venire a parlare, raccontare alle persone cosa è stato, come abbiamo fatto, come siamo fatti. La gente si è incuriosita molto a noi, e quindi noi personalmente stiamo cercando di sfruttare questa cosa qui. Tutto qua. Beh, non è che fondamentalmente manca una copertura televisiva degna, secondo me, per creare il seguito della massa. Logicamente le persone seguono molto il calcio, perché appena accendi la TV c'è sempre una partita di calcio da vedere, della Serie D o della Premier League o del campionato americano o della Serie A, c'è sempre una partita da vedere. Noi siamo un po' così, relegati e legati a Rai Sport, legati alla Champions che va su Sky, su Fox, e non c'è questa copertura, non c'è questa attenzione mediatica così forte come sul calcio. Logicamente il calcio muove altri interessi economici, noi non possiamo pretendere di diventare come il calcio, assolutamente, però potremmo chiedere di avere più copertura televisiva, quello sì, così in modo tale da veicolare un po' di più l'attenzione su di noi. Poi per il resto noi siamo disponibilissimi a farci conoscere e ad accogliere tutte le persone che appunto sono interessate al mondo della pallavolo o prettamente ad un giocatore piuttosto che ad una squadra. Torno sulla ricezione. A fine partita si guardano sempre le statistiche, no? Non so adesso se la curiosità vostra a livello individuale degli atleti è molto elevata, o se è lo staff tecnico che fa questo lavoro e poi voi di conseguenza andate a vedere le statistiche. Ma quello che volevo rilevare è, ad Ankara, il miglior ricevitore di Perugia sei stato tu, con il 40% di ricezioni positive. Questo che cosa ho fatto? Una partita veramente scandalosa di ricezione, tra l'altro. Si vede che gli scout remano dalla parte mia, e dove poi passo la mazzetta sotto banco per... Però 40% insomma, quindi Perugia
su questo aspetto? Vorrei almeno averne sopra 50-60, cioè, l'ideale sarebbe avere un numeri più o meno 40 di perfette e 70 di positive, ecco. Poi logicamente dipende da, come dicevo prima, dai battitori, da tutte dalle squadre che incontri. Logicamente se giochi contro Kazan non puoi pretendere di avere magari 40 di positive, magari. E quindi, però dai, va bene. Poi come dicevo prima, in World League avevo giocato schiacciatore, ero tra i primi due o tre ricevitori. Poi comunque c'era, si era creato tutto questo scetticismo, ah vabbè, poi magari da adesso in poi mi tirate sfiga e farò schifo. Tutto può succedere, quindi. Qual era di squadra? Cioè il 40% è il top di squadra, quindi il 40% comunque non è sufficiente. Beh, io non mi accontento mai, neanche quando faccio il 90% in attacco, quindi sono fatto un po' così. Cosa che ti volevo chiedere, tornando al campionato, le tre squadre che in questo momento vi sopravanzano in classifica, come le giudichi dal punto di vista della potenzialità globale e se secondo te in questo momento Perugia è più forte di loro? Beh, questo è un paragone difficile da fare. Noi abbiamo avuto quella settimana d'inferno dove abbiamo perso i tre scontri diretti che ci hanno un po' ingarbugliato la situazione in classifica. Adesso, dopo il girone d'andata dove tutti hanno giocato con tutti, abbiamo visto che comunque la classifica si è accorciata, siamo a meno 4 da Civitanova che è prima, a meno 2 da Modena che è terza, mi pare, o sbaglio, no? Giusto? Penso, sono pure la classifica. Penso. E quindi, ma i valori poi si vedranno durante le partite importanti, che saranno gli scontri diretti, saranno la Coppa Italia, saranno gli eventuali scontri devastanti per passare avanti il turno in Champions League e nei playoff. Quindi credo che Trento abbia avuto una partenza molto, molto bella, molto forte, data anche dal fatto che hanno fatto magari una preparazione un po' più leggerina, visto che dovevano giocare il mondiale per club. Modena e Civitanova sono due squadroni molto completi, però ecco, può succedere anche come l'anno scorso, come ha fatto la Lube, che perde due partite in tutto il campionato, poi esce fuori nelle partite importanti. Quindi dobbiamo, noi ci vedo completi, ci vedo molto solidi, dobbiamo diventare ancora più solidi, quello lo si vedrà quando giocheremo le partite importanti, anche le partite come quelle che arrivano domenica. Ivan, per fare una battuta ti dico che noi giornalisti siamo abituati un po' a dare i numeri, spero che tu non l'abbia notato, sarebbe un buon segno. Ti chiedo però di darli anche tu, e quindi se puoi dare un voto sulla stagione finora della SIR e sulla tua personale. Beh, la mia personale non sono per niente contento, però perché sono sempre molto critico nei miei confronti, diciamo che dai, mi do un 6,5, mettiamola così. La stagione della SIR fino a questo momento, che voto distinto meno, mi ricollego alle medie, distinto meno perché siamo stati molto bravi ad uscire dal periodo di crisi che si era creato, siamo stati molto bravi a trovare continuità, però logicamente siamo a neanche un terzo di tutta la stagione, quindi è difficile. In questo momento stiamo giocando bene ed è più di un distinto, quindi tanto dovevamo dare i numeri, devo sparare qualcosa, ho sparato tanto. Senti, invece parlando del rendimento, del cambio, diciamo l'inversione di rotta che c'è stata, quantomeno sui rendimenti, la mia sensazione è stata quella che prima, finché andavano bene le cose, girava bene la squadra, comunque riusciva a ottenere il risultato, quando c'era un momento di arresto, non so se dal punto di vista mentale o di gioco c'era un calo, vedi i primi due set contro Civitanova, vedi, mentre invece nella partita scorsa in Champions contro Ankara, nel terzo set c'è stata una grandissima freddezza, dove voi siete riusciti a ribaltare comunque una situazione che forse stava lì per uscirvi, insomma per scapparvi di mano, ma avrebbe rimandato al quarto set la decisione magari. Cosa è cambiato? Si è cambiato qualcosa? La cosa dal tuo punto di vista, ovviamente? Beh, devo ammettere che all'inizio stagione abbiamo avuto anche
un bel po' di sfiga nei palloni importanti di quegli scontri diretti che abbiamo perso. Abbiamo avuto un po' di sfiga nella finale della Supercoppa, qualche dettaglio così, insomma. Abbiamo avuto dei problemi perché logicamente tutti i ragazzi che si hanno fatto le Olimpiadi, io, Buti, Bira, Luciano e Aaron, siamo arrivati logicamente un po' più scarichi mentalmente e fisicamente dopo una stagione estiva e nazionale molto lunga, e ci è voluto un po' di tempo per amalgamare quello. Abbiamo avuto qualche problemino con Bata, con Atanasievic, con la tibia, e quindi adesso con la squadra al completo riusciamo anche con la condizione fisica e mentale costruita in questi mesi di lavoro al palazzetto quotidiano di allenamenti, riusciamo anche ad essere più fiduciosi, a giocare molto meglio nei momenti determinati, ad essere appunto più freddi, più lucidi mentalmente, perché questo, la pallavolo sta diventando a livello alto, e me ne sono accorto alle Olimpiadi, un giochino molto mentale, e quindi quando le due squadre si equivalgono vince quella che è più solida di testa, e da questo punto di vista non puoi che crearti fiducia in palestra e poi conquistarti la fiducia, confermarla con i risultati durante le partite. E visto che non l'ha fatto, non lo faccio io, non potevamo insomma lasciarci senza una digressione, chiamiamola così, sul mondo dello spettacolo, insomma, come va? Insomma, come giudichi queste prime puntate della tua nuova carriera, chiamiamola così? Comunque la gente vedo che ti segue anche a livello social, sei attivissimo e super seguitissimo, quindi ecco, che giudizio ti dai in questo momento di questa tua nuova avventura? Sì, a livello social e tutto quello che è al di fuori della palestra, devo molto ringraziare mia moglie che sta cercando di darmi una mano grandissimo, ci riesce perfettamente, sta collaborando con un'altra ragazza che comunque ci dà una mano. Io comunque cerco di seguire il più possibile i social per appunto essere a contatto con le persone che si appassionano a me, che chiedono qualcosa di me o comunque vengono soltanto a vedere, a curiosare sul mio profilo. Mi piace sempre rispondere e dire la verità ed essere me stesso in prima linea. E di là a Mediaset come va? Bene, sto seduto per 3 ore sulla sedia. No, è un'esperienza divertente, molto figa, bella, perché credo che c'era un po' di scetticismo anche per questa mia cosa qui, perché tutti quanti dicevano: ah no, ma tanto gli porta via energie mentali, dopo farà schifo in campo e tutto il resto. Alla fine devo anche in qualche modo staccare la testa da quel punto di vista, perché non sono un robot e ho bisogno anche di essere un pochettino, di staccare la testa. Questa era un'occasione d'oro che mi si è creata. Sono stato contattato da Simona Ventura, da Maria De Filippi. Sto cercando di sfruttarla, logicamente, a pari passo con gli impegni con la SIR, visto che sto mancando, sono già mancato 2 puntate del programma, mancherò una terza. Però nel momento, nei giorni liberi che posso, ecco, mi diverto anche a fare questa cosa qui, perché credo sia un'ottima opportunità per me di visibilità, per la pallavolo in generale, e non si sa mai, magari quando smetterò di giocare, di prendere a pizza il pallone, magari mi vedrete più spesso in media, se non si sa mai, quindi sto cercando anche di vedere un po', eventualmente per un fine carriera, di sfruttare questa possibilità. Non si sa mai. Senti, i tifosi della SIR non sono solo a Perugia, sono ecco perché tutto il mondo, i tifosi di Milan uguale. Sono arrivati un sacco di messaggi qui su Facebook, ti chiedo un saluto in diretta a tutti i tifosi della SIR e tutti i tifosi di Zainzer. Ciao ragazzi, grazie per avermi seguito, queste sono le parole di quello che chiudere, presumo, la conferenza stampa, con i saluti finali, saluti e baci. Oh, venite domenica al palazzetto, perché abbiamo bisogno di tutti, di Piacenza, tanto pago io, pagaggino, io non caccio una lira, quindi dai, ci vediamo domenica, grazie, un abbraccione a tutti.